tutti, prima del video volevo salutare e ringraziare le persone che ho conosciuto ed incontrato allo Biscio di Roma il 16 ottobre, quindi Valentina OO, 68 Lori, Daphne, Missy Klaus, Umore Lunare, Dolci Riflessi e tante altre persone, anche Renato Bijou, ecco, tante altre persone, youtubers e non, che ci hanno comunque salutato, ci hanno riconosciuto, insomma, quindi hanno passato con noi questa giornata veramente, veramente bella e divertente. Io mi sono veramente divertita un sacco e spero che ci saranno altre occasioni appunto di stare insieme con queste bellissime persone. Detto questo, quindi fatta questa piccola parentesi doverosa, il video di oggi è inerente alle paste polimeriche, o meglio, vi farò vedere come realizzare due cane di due frutti in particolare, la banana e l'arancia, e quindi appunto ottenere queste due cane. Non so se si riuscirà a vedere appunto dalla videocamera, ma ci sono appunto le foto iniziali per farvi rendere conto. Queste due cane si vanno appunto ad aggiungere alle altre due cane che io ho fatto di altri due frutti. Vi lascio qui il link del video relativo al limone e al kiwi. Fare l'arancia è davvero molto semplice ed è come sostanzialmente fare il limone. Mentre per la banana mi sono ispirata a una foto che ho visto su DeviantArt, perché secondo me era l'unica tra quelle che ho visto che un po' diciamo si avvicinava alla banana e la rappresentava meglio. Diciamo che lì appunto mi sono ispirata, poi l'ho fatta, l'ho resa a mio modo. Quindi vi farò vedere appunto come io realizzo queste cane. Queste due cane in particolare sono già semicotte, perché comunque le ho cotte per circa 1 minuto e mezzo, 2 minuti affinché le riuscissi a conservare meglio. Sono molto morbide, vedete, sono molto morbide, perché appunto non sono effettivamente cotte. Così appunto voi potete tagliarle con una maffiletta e quindi poi abbellire tutte le vostre creazioni. Trovo che questo sistema sia migliore di lasciarle diciamo con la carta, con la pellicola, con la carta stendendo intorno, perché almeno così non si rovinano e si conservano sicuramente più a lungo. Dalla stessa cane ho preso diversi pezzi che poi, sempre diciamo condizionandola e riducendola, l'ho appunto ridotta a diversi diametri, quindi via via decrescenti, quindi da quello più grande a quello più piccolino, così in modo da avere diverse sezioni e quindi avere più scelta per le varie creazioni. Nel box informazioni qui sotto trovate tutti i link utili e l'occorrente e anche il link del tutorial sul mio sito web per avere appunto maggiori informazioni. Lasciate sotto questo video tutti i commenti, qualsiasi tipo di domanda, cercherò appunto di rispondervi. Spero che questo video vi piaccia e vi faccia piacere vedere come io realizzo queste due cane. E quindi buona visione! Prendiamo un po' di fumo bianco e di fumo giallo. Li uniamo insieme per formare un giallo un pochino più chiaro. Poi prendiamo un po' di fumo arancione e un po' di fumo blu per formare il marrone. Con il fimo giallino ottenuto prima realizziamo un salsicciotto di lunghezza circa 6 cm. Dopodiché lo dividiamo in tre parti, ognuna lunga 2 cm, quindi con una lama andiamo a segnare questi punti. E poi tagliamo. Prendiamo una di queste tre parti e la lavoriamo fino a farla diventare circa un triangolino. Facciamo la stessa cosa con le altre due parti rimanenti. Dopodiché al centro, nella parte dove c'è la punta, realizziamo quindi un foro aiutandoci con un bulino come questo. Quindi facciamo appunto un foro sia avanti che dietro. Dopodiché tagliamo a metà il triangolino aiutandoci con la lama. Adesso prendiamo un pezzettino di marrone e lo facciamo diventare un piccolo salsicciotto.
Lo inseriamo in metaforo e tagliamo l'eccesso quindi con la lama. Uniamo quindi le due parti e ricompattiamole per bene, dopodiché facciamo la stessa cosa agli altri due spicchi rimanenti. Prendiamo un altro pezzettino di pasta giallina e la facciamo diventare un piccolo cilindro tozzo. E quindi tutto intorno disponiamo i 6 spicchi. Dopodiché con le mani compattiamo quindi il tutto. Prendiamo poi un'altra po' di pasta giallina e la stendiamo in una sfoglia sottile di circa 1-2 mm massimo. E per far questo ci aiutiamo con il roller, oppure con la macchina della pasta. Dopodiché rivestiamo quindi la nostra cane con la pasta giallina in questa maniera. Quindi cominciamo a ridurre la cane partendo sempre dal diametro e schiacciando molto delicatamente lungo il diametro. Adesso per fare l'arancia e quindi l'arancione prendiamo un po' di fimo giallo e un po' di fimo rosso, li uniamo insieme. Quindi con l'arancione facciamo un cilindro abbastanza tosto e per far questo ci aiutiamo anche con il roller. Prendiamo poi un po' di pasta giallina avanzata dalla game precedente e la stendiamo in una sfoglia sottile di massimo 1-2 mm. Dopodiché con la lama tagliamo a metà il cilindro. E in una metà ci andiamo a mettere la pasta giallina in questa maniera.
Quindi riuniamo entrambe le metà e compattiamo il tutto. Facciamo la stessa cosa anche nell'altra direzione, nella direzione ortogonale a quella appena realizzata, e fino a ottenere quindi 8 spicchi. Prendiamo poi di nuovo un po' di pasta giallina e la stendiamo in una sfoglia sottile di massimo 1-2 mm. Dopodiché quindi avvolgiamo la cane con la pasta giallina in questa maniera. Facciamo la stessa cosa con un po' di pasta arancione. Quindi cominciamo a ridurre la gain partendo sempre dal diametro, evitando di farla ruotare sul piano. Quindi con questo tipo passaggio il lavoro è finito come anche il tutorial. Quindi queste sono le gain finite e tagliate. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi possa essere utile. Quindi al prossimo video, ciao a tutti!